Abbiamo rispetto al resto dell'Italia una cosa diversa dal privato. Abbiamo il privato sociale, abbiamo una rete straordinaria di privato sociale che sono le misericordie, le pubbliche assistenze e le croce rosse che sono parte integrante del nostro sistema e che ci aiutano ogni giorno a prestare servizi migliori ai cittadini. Faccio un esempio. Lei mi chiede, un tweet, faccio un esempio che molti a volte non percepiscono, ma quando poi si spiega è facile capirlo. Quando noi telefoniamo al 118 perché c'è un'emergenza sanitaria, non arriva mai un'ambulanza di un'azienda sanitaria. Arriva un'ambulanza della Misericordia, della Croce Rossa, della Fratellanza dell'Ampas, eh, insomma, di un privato sociale. Eppure mai il cittadino ha la sensazione di trovarsi davanti a un servizio privatizzato. Il servizio è gratuito ed efficiente è fatto da volontari, magari da persone che stanno di casa vicino e che ci conoscono e che mettono in un servizio alla persona quel di più di umanità e di vicinanza rispetto ai bisogni delle persone che in un servizio che riguarda la salute è sicuramente importante. Quindi, avere dentro il sistema sanitario, in un momento di difficoltà economica, perché Capisco quello che dice eh, Quartini, ma chi governa ha la responsabilità di dover dare un certo tipo di servizi, ma con una quantità di risorse date le risorse non sono infinite, per cui anche a me piacerebbe certamente fare un sacco di servizi, un sacco di ospedali, aprire decine di reparti, ma noi lo possiamo fare Dobbiamo governare tenendo conto delle risorse che abbiamo e facendo i conti anche con dei tagli importanti che sono ricaduti anche sulla sanità perché questo paese ha chiesto anche alla sanità di fare dei sacrifici per stare in Europa, per stare a livello dei paesi maggiormente industrializzati. Quindi... La prima cosa è attenzione, il eh, volontariato è una grandissima risorsa, ha, risponde a un principio costituzionale che è quello della sussidiarietà. Il volontariato funziona bene finché Statale, se si trasforma il no profit in profit, si perde veramente anche di idealità. E questo è il rischio che si corre in Toscana quando si usa il privato sociale come se fosse un privato puro al quale si attribuiscono convenzioni o complementarità rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un aspetto che non dobbiamo mai dimenticare: il volontariato è una grande risorsa, su questo non c'è dubbio, e eh, meno male che c'è.